Cari amici, buongiorno da Serafino Massoni. Ve l'ho già detto in tanti filmati che bisogna essere capaci di leggerlo un quotidiano, ammesso e non concesso che si abbia voglia di leggerlo, perché oggi le notizie le abbiamo quasi tutte dal web e in assoluta anteprima nei confronti dei quotidiani. Però se le notizie più belle non stanno mica negli articoli a carattere cubitale, nelle prime. No. Le notizie più belle sono come le Edelweiss, le stelle alpine, le trovate nascoste negli angoli più reconditi di un quotidiano, e una miniera di Edelweiss e la rubrica delle lettere. Per esempio, oggi sul Corriere della Sera odierno, domenica 10 agosto 2008, periodo ferragostano. I politici hanno deposto le armi, i politici, ma i letterati no, eh? I letterati non depongono mai le armi. Voi dovete avere una grande paura dei letterati. E al sommo della cattiveria, al vertice della cattiveria ci sono i poeti. Pensate quale contrasto che c'è tra parola e comportamento. Il poeta sta al vertice della cattiveria. Non sapete, voi non potete immaginare quanto sono cattivi i poeti, tutti chiusi nel loro io, nel loro ego, tutti chiusi a scrutarsi, se ne fregano del mondo, se ne fregano, anzi loro sono l'ombelico del mondo. Poi sotto ci sono i romanzieri, sotto, come cattiveria, sotto ci sono i saggisti, a pari livello tra romanzieri e saggisti ci sono i critici letterari, anche i critici letterari sono di una cattiveria incredibile. E oggi qua c'è uno scontro in punta di fioretto tra due collaboratori delle pagine letterarie del Corriere della Sera. Forse il Corriere della Sera si è vergognato di questo scontro e lo ha relegato nella rubrichetta delle lettere. Lo scontro è tra due critici letterari, che sono uno Giovanni Pacchiano, l'altro Franco Cordelli. Devono odiarsi mortalmente questi due letterati che sono collaboratori delle pagine culturali del Corriere della Sera. Io avevo già avuto occasione di biasimare il comportamento di Giovanni Pacchiano. Andate a vedervi il filmato intitolato Errori su Alberto Bevilacqua. Andatelo a vedere. Il filmato intitolato Errori su Alberto Bevilacqua, dove avevo evidenziato una gravissima omissione compiuta da Giovanni Pacchiano. L'avevo evidenziata questa omissione molto grave in un professionista, e il filmato era andato sul web e poi io avevo avuto anche cura di inviarlo alla redazione del Corriere della Sera. Giovanni Pacchiano non ci ha fatto una bella figura, però mica ha risposto per dirsi sì, è stato una svista, mi sono sbagliato, no, probabilmente perché non sono alla loro altezza. Ma fra di loro si rispondono quando pensano di essere alla stessa altezza, e specialmente se lavorano nello stesso quotidiano, allora si rispondono fra di loro. E qua c'è una interessante polemica tra Giovanni Pacchiano e Franco Cordelli. Giovanni Pacchiano avrebbe detto che un certo letterato era una specie di adoratore di Joyce, l'autore dell'Ulisse. Franco Cordelli gli ha fatto notare che quel letterato adoratore di Joyce non poteva essere adoratore di Joyce, perché quando quel letterato aveva scritto una certa frase di omaggio nei confronti di Joyce,
E Joyce non l'aveva ancora pubblicato l'Ulisse. Allora, Giovanni Pacchiano spiega a Franco Cordelli: sì, l'Ulisse non era ancora uscito come libro, ma era già uscito alcuni anni prima a puntate su una rivista letteraria. Però tutti e due non vogliono una tregua. Perché? Giovanni Pacchiano scrive una lettera al Corriere della Sera che termina: non facciamo prima a chiamare quello di Cordelli accanimento e a finirla lì? E Giovanni Pacchiano replica: accanimento a me sembrano le lezioni, le interpretazioni di Pacchiano sullo scrittore Joyce. Ora, questa è una polemica estiva che sarebbe stato bello vedere pubblicata nelle pagine culturali. Non so per quale motivo il Corriere della Sera non l'abbia voluto fare. Forse si vergognava di mostrare ai suoi lettori che i propri collaboratori litigano come in una taverna o come in una riunione condominiale. Però c'è la polemica, e a chi è capace di andare a cercare le Edelweiss, la polemica c'è, è scritta e voi la potete trovare. Polemica da condominio. Potevano evitare di scrivere queste lettere qua, potevano evitare, no? Giovanni Pacchiano termina rinfacciando a Cordelli, a Franco Cordelli, un accanimento nei suoi confronti, e Franco Cordelli replica che no, accanimento è quello di Giovanni Pacchiani nei confronti di Joyce, di cui non darebbe le esatte interpretazioni. È un brutto mondo il mondo letterario, è un mondo vanesio, è un mondo fatto di narcisisti, e è un mondo fatto da personaggi che uno scrittore americano ha definito borghesi bohemien, borghesi con tutte le comodità dei borghesi, ma che vorrebbero essere dei bohemien. Va bene, cari amici, abbiate paura soprattutto dei poeti, eh? Al numero uno della cattiveria ci stanno i poeti. Tanti saluti da Serafino Massoni.